Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del TG6. Apriamo con la cronaca. La Procura di Pescara ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo sulla vicenda del bimbo di 4 mesi morto in culla ieri in un alloggio popolare di via Chiarini a Montesilvano. Domani mattina il PM titolare dell'inchiesta, Silvia Santoro, affiderà l'incarico per effettuare l'autopsia sul corpo del bimbo. Il piccolo, ricordiamo, è stato trovato morto dai genitori, una colombiana di 24 anni e un italiano di 22 che hanno subito allertato i soccorsi. In base ai primi riscontri la morte sarebbe dovuta a cause naturali, sarà comunque l'esame autoptico a chiarire le cause del decesso. Del caso si stanno occupando i carabinieri di Montesilvano guidati dal capitano Vincenzo Falce. E l'ARTA annuncia l'esito delle ultime analisi sul mare di Pescara, quindi parliamo di inquinamento, livelli sotto controllo, ma gli ambientalisti chiedono la mobilitazione popolare il 13 marzo. Francesca Romana Testi. L'ARTA pubblica i dati sul mare di Pescara e si scopre che i livelli di inquinamento si sono abbassati sotto al livello di guardia. Una notizia che arriva dopo settimane di polemiche e allarmi da parte di ambientalisti e associazioni che a tutt'oggi dicono la situazione resta grave e nulla fino ad ora si è fatto per sanarla. E per noi i dati potrebbero non essere rilevanti perché, visto il maltempo, i prelievi potrebbero essere stati fatti appunto magari. Ma il problema rimane la fonte dell'inquinamento, se non si interviene lì la situazione non cambierà. E quindi noi pensiamo che fino ad ora in realtà non sia stato fatto granché, se non azioni di propaganda. L'appello resta quello della mobilitazione del prossimo 12 marzo, una marcia dedicata all'allarme inquinamento. Noi chiediamo a tutti, associazioni e cittadini, di scendere in piazza con noi il 12 per chiedere fortemente delle azioni risolutive, azioni immediate e programmate da qui ai prossimi anni. Quindi il 12 marzo tutti in piazza. La partenza della manifestazione sarà a Piazza Unione e si attraverserà la città per arrivare alla nave di Cascella in Piazza Primo Maggio. Ancora cronaca, ha rubato il fucile del padre, lo ha minacciato di morte per vecchie ruggini e dissidi che covavano probabilmente da tempo. Protagonista un 36enne di Spoltore che è stato poi arrestato dai carabinieri della locale stazione della compagnia di Pescara. Per il giovane è scattato l'arresto con le accuse di furto del fucile, minaccia aggravata dall'uso di arma da fuoco e porto abusivo di arma da fuoco. Il fucile e le cartucce sono state poste sotto sequestro. Su disposizione dell'autorità giudiziaria il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della direttissima prevista per oggi nel Tribunale di Pescara. E ha malmenato la sua ex fidanzata in mezzo alla strada a Pescara. Gli agenti della squadra volante intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione di una rissa in via Caravaggio lo hanno arrestato. Al loro arrivo i poliziotti hanno trovato la giovane in lacrime con una ferita all'arcata sopraccigliare. Davanti a lei un 27enne, suo ex fidanzato, che l'aveva picchiata poco prima. Accertati i fatti, il giovane, già destinatario di un provvedimento di ammonimento per maltrattamenti, è stato arrestato e su disposizione dell'autorità giudiziaria condotto nella casa circondariale di San Donato. Alba Adriatica, Martin Sicuro, Tortoreto e Giulianova chiedono il ripristino del posto di polizia estivo, un servizio già ottenuto dai comuni dal 2010 al 2014 ma non concesso lo scorso anno. I comuni di Giulianova, Martinsicuro, Alba Adriatica e Tortoreto chiedono il ripristino del posto di polizia estivo. Ci si aspetta una risposta positiva almeno per quest'anno? Ma guardi, noi avevamo ottenuto il posto di polizia sulla costa, come ricorderà, nel 2010, facendoci carico come quattro comuni delle spese di vitto e alloggio. Quindi un grosso peso economico sulle casse dei nostri enti. Era stato approntato per l'anno 2010, poi per il 2011, 2012, 2013 e 2014. L'anno scorso non è stato riproposto. Noi chiediamo con questa richiesta inviata alla Sua Eccellenza il Prefetto Crudo e il Questore di Teramo Febo,
di ripristinare questo servizio che nel quinquennio aveva dato dei frutti importanti, perché ci consentiva di approntare una macchina che durante le 24 ore nei mesi estivi girava sulla costa e quindi le nostre quattro città, che sviluppano, lo ricordo, milioni di presenze turistiche e sicuramente aumentano la percezione di rischio per la nostra sicurezza. Speriamo che quest'anno ci sia la sensibilità per riproporre questo servizio così importante per la sicurezza dei cittadini, dei residenti e dei turisti. Cambiamo argomento. All'Aquila è il giorno della nomina ufficiale del nuovo manager della ASL, ma se sarà nominato Tordera, l'UGL annuncia un ricorso. Giorgio Alessandri. A questo punto non ci dovrebbero essere sorprese dell'ultimo minuto né colpi di scena. Prima della partenza per Bruxelles del presidente D'Alfonso, la giunta regionale dovrebbe sciogliere il nodo della nomina del direttore generale dell'ASL Sulmona Vezzano L'Aquila. Dopo quasi due mesi di rinvii è arrivato il momento della scelta del nuovo manager dell'azienda, rimasta senza guida dal 1° gennaio, dopo le dimissioni di Giancarlo Silveri. Due mesi in cui le funzioni sono state esercitate dal direttore sanitario Maria Teresa Colizza e caratterizzati dallo scontro politico. Si sono dati battaglia a due fronti che nascono entrambi insieme al Partito Democratico Aquilano e che hanno anche il significato di scontro generazionale. Da una parte il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, che vede di buon occhio un manager forestiero e non un medico, proprio contro le lobby dei medici, come afferma il sindaco. Dall'altra parte il consigliere regionale del PD per Paolo Petrucci, appoggiato da molti sindaci del territorio e da consiglieri aquilani e sindacati, che puntano ad un medico che operi già nelle strutture dell'ASL. Cialente si è esposto, proponendo un nome, quello dell'ex direttore generale della Cassa di Risparmio della provincia dell'Aquila, Rinaldo Tordera, suo fedelissimo. Tordera è presidente dell'azienda municipalizzata SM del Comune dell'Aquila e amministratore delegato di Sviluppo Italia Abruzzo. Il manager però non ha l'idoneità nell'alba abruzzese, non avendo partecipato al bando, è idoneo però in Lombardia e Toscana. Nell'ultimo giorno utile per effettuare la nomina del direttore generale dell'ASL 01, apprendiamo che la Giunta regionale starebbe predisponendo una delibera ad hoc per sanare eventuali carenze e requisiti del dottor Tordera. Cialente e D'Alfonso spieghino perché invece di attingere tra 127 idonei alla nomina di direttore generale dell'ASL, si debba per forza piazzare una persona a dispetto dei santi, ha detto il segretario provinciale dell'UGL Giuliana Vespa. A questo punto, con onestà e chiarezza, informassero i cittadini sui reali motivi che li spingono ad effettuare una scelta che non è chiaramente fatta per il bene dell'ASL aquilana, ha aggiunto l'esponente UGL, che ha già annunciato ricorsi in procura. E buone notizie per i 100 lavoratori della Thales di Chieti dopo le polemiche per l'annunciata chiusura. Vediamo. È servito l'incontro con il Premier Matteo Renzi. La scorsa settimana, nel corso della visita istituzionale a Chieti, i lavoratori della Thales, in stato di agitazione per la notizia della volontà di chiudere la sede di Chieti da parte della società francese, hanno chiesto l'intervento del governo. La Thales infatti ha lasciato intendere di non voler abbandonare il settore della difesa. Ancora non è stato presentato un progetto ufficiale. Il 21 marzo si svolgerà un incontro tra sindacati, Confindustria e azienda. Il Ministero pare si sia messo in contatto proprio con il management francese. I 100 lavoratori hanno temporaneamente interrotto la protesta in attesa di nuovi sviluppi nel corso del prossimo incontro e la speranza resta quella del ripensamento circa la cessione del ramo d'azienda. Ad intervenire sul caso erano state tutte le istituzioni abruzzesi, a partire da Giovanni Lolli, il vicepresidente del Consiglio regionale, che aveva chiesto da subito un tavolo con la proprietà francese, esprimendo anche il dissenso per la scelta annunciata dalla società, e a correre in sostegno dei lavoratori erano stati anche il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, il consigliere PD, Luigi Febo. Ieri a Roma si è svolto il primo incontro al MISE, dove a rappresentare l'azienda era presente il direttore alle risorse umane, Fabrizio Monzani, che ha personalmente annunciato il ripensamento da parte della proprietà sul caso Chieti. E aumentano i membri del CDA della Saga, la società che ha in gestione l'aeroporto d'Abruzzo. Nella seduta di ieri ovviamente si è discusso anche di Ryanair con il presidente D'Alfonso, che si è detto fiducioso sulla permanenza in Abruzzo del vettore low cost, mentre si continua a trattare anche con Bruxelles. Alfredo Primante.
noi vogliamo mettere più Abruzzo da questo punto di vista all'interno della governance di Saga. Salgono a 5 i consiglieri di amministrazione della Saga, la società che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo. Accanto al riconfermato presidente Nicola Mattoscio e i consiglieri Allegrino e Ricci, agiranno due nuovi imprenditori, Emilio Schirato e Stefano Menozzi. E io esprimo un grande riconoscimento per il lavoro che ha fatto il professor Mattoscio con Antonello Ricci, il management principale, e anche Antonella Allegrino. Il consiglio di amministrazione della Saga ha anche approvato il bilancio 2015 con un utile pari a 110.000 euro. Ma noi abbiamo una gestione pregressa che deve essere ancora tematizzata, sottoposta a razionalizzazione, ci stiamo mettendo tutte le energie. Per quanto riguarda il futuro, sono convinto che arriveremo ad un punto in cui ci sarà l'autosostentamento finanziario. Non è domani, non è dopodomani, ma di qui ad un lasso di tempo di 3 anni. E dopo le polemiche dell'opposizione comunale sui tempi biblici della ricostruzione all'Aquila, arriva la risposta del Partito Democratico. I cantieri partiranno entro l'estate. Ascoltiamo. Nei giorni scorsi una parte delle opposizioni aveva lanciato la provocazione, dichiarando che sarebbero passate ere geologiche prima di vedere ricostruite le frazioni dell'Aquila, alcune delle quali ancora all'anno zero per la ricostruzione post-sisma. In effetti, come spiega il capogruppo del PD in Consiglio Comunale Stefano Palumbo, la situazione è stata a lungo di stallo, soprattutto per i cambiamenti legati al cambio di guida dell'ufficio speciale. Qualcosa però dopo l'avvicendamento in seno all'ufficio è cambiato. Le pratiche sono state istruite e già entro l'estate, secondo il rappresentante Democrat in comune, le prime gru dovrebbero iniziare a vedersi anche nelle frazioni limitrofe al capoluogo. È chiaro che noi stiamo cercando di recuperare il tempo, il ritardo accumulato negli anni precedenti. Con il nuovo corso del nuovo responsabile dell'ufficio speciale c'è stata una forte concentrazione nell'istruttore delle pratiche, anche delle frazioni che hanno un tempo non contingentabile più di tanto, ma che potrebbe produrre i primi effetti, cioè quindi di cantierizzazione già a partire da quest'anno in modo considerevole. Dai dati che mi sono stati forniti all'USRA, ci sono centinaia di pratiche che sono già hanno superato l'istruttore della prima parte della scheda parametrica e quindi sono in attesa del progetto da parte dei tecnici incaricati e quindi, visto che come abbiamo avuto modo di ribadire, finalmente c'è una continuità sul trasferimento dei fondi da parte del governo e questo ci consente di uscire con una frequenza di ogni 2-3 mesi nella pubblicazione dei contributi, insomma è presumibile aspettarsi che entro quest'anno diversi cantieri delle frazioni possano partire. Il Comune di Pescara annuncia l'avvio di un nuovo servizio dedicato ai cittadini. Si tratta del testamento biologico e sarà effettivo presso lo sportello dell'URP da metà marzo. Il servizio. Testamento biologico. Pescara, dopo il registro delle unioni civili, si dota di un altro servizio rivolto ai cittadini. Si pensa ai diritti inviolabili come quello della vita e in questo caso a quello della morte. Innanzitutto mi piace puntualizzare che Pescara si allinea sulla direzione dei diritti, nel senso che dopo l'istituzione del registro delle unioni civili adesso c'è il registro per il testamento biologico, significa in una parola poter disporre del proprio avvenire quando non ci sarà più, quando non si sarà nella condizione di farlo liberamente. E in qualche modo è la necessità di amplificare i diritti anche ad un fine vita che sia il più dignitoso possibile. Per fare questo è possibile iscriversi ad un registro, compilare un modulo alla presenza di un testimone e questo verrà censito per il dopo vita. Da quando sarà disponibile questo servizio? Entro 2 settimane esso sarà operativo su tutto il territorio comunale. I sindaci dei comuni costieri si sono riuniti questa mattina per un confronto sul progetto denominato Mare per Tutti, progetto della provincia di Teramo a favore dei diversamente abili. Oggi un incontro importante per un progetto importante per le persone con disabilità. Sì, sulla costa teramana vogliamo portare avanti questo progetto, come provincia ci stiamo lavorando da qualche mese cercando di migliorare l'accessibilità che c'è sulle spiagge teramane. Oggi abbiamo solo 2 stabilimenti che sono attrezzati per fare questo, ma sono veramente pochi per quanto riguarda la domanda che c'è. Ma soprattutto è una questione di civiltà ovviamente fare questo per cercare di dare tutta la possibilità di andare ovunque, per cui
utilizzare un principio di inclusione di tutti i disabili in tutti gli stabilimenti, ma ancora di più vogliamo creare un marchio territoriale, possibilmente anche da esportare fuori, creare possibilità in più e poi diciamo, cercare di dare questa possibilità poi non solamente ai disabili del nostro territorio, ma anche ai disabili che sono fuori. C'è un turismo della disabilità e questo ovviamente potrebbe portare anche delle ricadute economiche favorevoli sul nostro territorio provinciale. Il progetto interesserà tutto il territorio? Tutti i 7 comuni della costa cercheremo di portare avanti un protocollo d'intesa. Questo protocollo servirà anche attraverso deliberazioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali anche nel cercare di ottenere dalla Regione Abruzzo una legge regionale specifica, così poi da poter anche avere dei finanziamenti sia regionali che comunitari. Si chiama Amori Resilienti, l'iniziativa messa in campo dall'associazione La Formica Viola che punta a sensibilizzare sui temi della discriminazione e della violenza in ambito sentimentale. Un calendario di 3 appuntamenti che si svolgeranno presso il MAT di Pescara. La resilienza è quella capacità umana che trasforma un evento potenzialmente destabilizzante e doloroso in un'esperienza formativa e di crescita. Proprio su questo tema l'associazione culturale La Formica Viola fonda 3 incontri dedicati all'amore, quello contrastato, quello discriminato, quello violento. Percepiamo che c'è una discriminazione forte perché se ne parla poco, perché c'è tanto silenzio, tanto tabù sui temi della discriminazione. Perciò ci siamo prefissati di fare proprio una ricerca per far emergere questo dato, sia sociale che soprattutto nelle scuole, perché abbiamo incontrato delle difficoltà, delle resistenze, anche parlando con i dirigenti scolastici sugli argomenti del bullismo, dell'omofobia e dei diritti. Si parlerà di amori resilienti in un periodo in cui davvero c'è anche uno scontro su quanto riguarda anche le unioni. Ci sono diversi appuntamenti, i temi quali saranno? Noi vogliamo approfondirli dal punto di vista culturale, perché la battaglia secondo noi è principalmente culturale. Quindi avremo la proiezione di un bellissimo film, Il Rosa Nudo, sulla cosiddetta diciamo omocausto, poi spettacoli di teatro, reading, dibattiti. Sono 3 giorni molto pieni, si terranno al Matta, in cui questi temi che abbiamo visto discussi frettolosamente, anche con molta conflittualità nei telegiornali, li vedremo approfonditi e conosciuti dal punto di vista appunto culturale, della socialità, di quello che già c'è in essere nella società, e questo cinema, questi teatri, questo reading ci aiuterà anche a entrare nel, diciamo, nel DNA di queste vicende e capire meglio un po' tutto ed è utile a tutti. Canti e racconti dei contadini abruzzesi, un libro che racconta la vita tradizionale dei contadini pennesi sul finire degli anni 50. Vediamo. Canti e racconti dei contadini abruzzesi. Con noi oggi l'autrice Omerita Ranalli che ci spiegherà da cosa è nata l'idea di narrare la storia dei contadini abruzzesi attraverso parole, canti e suoni. L'idea è nata dal fatto che io lavoro a Roma in un archivio sonoro, l'archivio del Circolo Gianni Bosio, nel quale è depositato il fondo più antico depositato in questo archivio è il fondo Elvira Nobilio, che si compone di interviste realizzate a penne tra il 57 e il 58 da questa ricercatrice, allora giovanissima, laureanda in tradizioni popolari, che ha documentato la vita tradizionale dei contadini abruzzesi della campagna di Penne. Questo materiale è rimasto inedito per questi 60 anni, è stato pubblicato un libro, ma a questo volume si accompagna un CD che contiene appunto tutti questi materiali, le registrazioni e i canti. Ci è sembrato doveroso restituire alla collettività questo materiale e quindi non sarebbe stato ascoltato. E mi fa molto piacere essere qui a Penne e ci fa piacere, con me c'è il responsabile dell'archivio, perché questo è il luogo da cui questa ricerca è nata e negli anni abbiamo provato in vari modi appunto a tornare a Penne e finalmente siamo riusciti con queste voci che riemergono dopo 60 anni. Passiamo ora alla pagina sportiva. Questa sera il Pescara ospita il Trapani dell'ex tecnico Sarse Cosmi, direzione di gara affidata a Martinelli di Roma 2. Ancora escluso dalla lista dei convocati l'attaccante Andrea Cocco, in difesa l'allenatore Oddo si affiderà a Fornasier, che rientrerà tra i titolari al fianco di Zuparic. In mediana spazio ad Alessandro Bruno per l'attacco Dubbio Caprari, che ha recuperato dopo essere uscito malconcio dal match di sabato scorso. Ieri Oddo nella conferenza pre-gara ha toccato diversi temi, tra cui anche la polemica post-Ascoli. Ascoltiamolo.
Per quanto riguarda il 9-1 che ha detto lui, l'1-9 che ha detto lui, ma a me sembra che da quando ci siamo messi a tre abbiamo ribaltato la partita, poi fino a prova contraria, togliendo Coda, mettendoci con Zampano, Mazzotta e Zuparic a tre, e dopo per non fare subito due cambi, perché volevo vedere un po' come andava la partita, dopo 5-6 minuti così ho cambiato essenzialmente il ruolo, cioè nel senso che ho alzato Zampano al posto di Pasquato e ho messo Fornasi al posto di Zampano, continuando a fare fino a fine partita il 3. Non gli se ne può fare una colpa, insomma, lui è un direttore generale, non è un tecnico e quindi magari adesso lo capirà. Cioè, c'è la tabella per cercare di agganciare quelle davanti, c'è la tabella per cercare di consolidare il terzo posto e c'è la tabella anche per cercare di mantenere i playoff, perché sono tutte, nel calcio può succedere qualsiasi cosa. Io parlo a me piace parlare in positivo e quindi parlo della prima tabella. Poi se non ci riusciamo, non è che siamo persi tutti gli obiettivi, ce n'è un altro e poi ce n'è un altro ancora. Quindi vediamo cosa siamo capaci di fare. Io credo tantissimo in questa squadra. All'andata mi fece i complimenti, complimenti che gli faccio anche io, perché lui dimostra sempre di essere un bravissimo allenatore e riesce sempre a trovare scamotage ovunque va e a fare bene, perché insomma il Trapani, con il Trapani secondo me, ma assolutamente sì, il Trapani con tutto rispetto sta facendo un campionato superiore ad altre squadre che magari hanno organici secondo me potenzialmente migliori. Cocco, ragazzi, in due giorni non è che può cambiare molto, eh. Io non faccio scelte in base all'età o alla storia di un giocatore. Per me chi mi dà e chi vedo bene lo porto, chi non mi dà e chi non vedo bene non lo porto e sta a lui cercare di farmi cambiare idea. È delicata invece la sfida salvezza per la Virtus Lanciano, che questa sera renderà visita al Fanalino di Coda a Como. I frentani tenteranno di proseguire la risalita in classifica iniziata con l'avvento in panchina di Primo Maragliulo. L'allenatore rossonero è pronto ad effettuare alcune modifiche all'11 che ha battuto il Bari sabato scorso. Tornerà tra i primi 11 il centrocampista Mattia Vitale. In avanti toccherà a Federico Bonazzoli, che prenderà il posto del match winner Nicola Ferrari. Forzato il terzo cambio con l'inserimento di Rigione al posto dell'infortunato Salviato. Direzione di gara affidata Rosario Abisso della sezione di Palermo. E sulla sponda lariana il tecnico Festa sa di giocarsi le residue possibilità di una rimonta salvezza, dovrà rinunciare a tre elementi ma punterà ancora sulla vena realizzata dal bomber Simone Andrea Ganz, che sarà supportato da Pettinari e Quetzal. Partiranno dalla panchina i due ex, la Camera e Lanini, ma ascoltiamo nel servizio le parole dell'allenatore Gianluca Festa. E per forza bisogna ottenere la vittoria. Comunque ci giochiamo veramente una buona fetta della permanenza in Serie B. Cos'è di più Lanciano rispetto al Como? Il Lanciano sta facendo quello che noi speravamo non facesse il Como, no? Cioè dopo tantissime partite in cui è sempre rimasto nella stessa posizione, sostanzialmente adesso sta risalendo la partita. Sì, io ho visto le loro partite, hanno fatto gol, noi non l'abbiamo fatto, oppure quantomeno l'abbiamo subito. Più che altro, perché noi qualche gol lo facciamo. L'abbiamo subito, loro hanno avuto contro il Bari due occasioni per far gol, hanno fatto uno su un errore della difesa del Bari, un errore che sembrava il nostro. E niente, si sono difesi poi molto bene. A noi ci sta mancando sicuramente anche un pizzico di fortuna. Però dobbiamo andare oltre questo, oltre la fortuna e la sfortuna, cercando di mettere i giocatori un po' più freschi. Però non siamo, sicuramente le nostre motivazioni sono sempre altissime e abbiamo una gran voglia di cambiare questo destino, perché comunque ogni volta è veramente difficile, perché ci ripromettiamo sempre di non fare certi errori e continuiamo a farli. Però la squadra è molto viva, è a voglia e ci crede, noi ci crediamo, io sono convinto che ci tiriamo fuori da questa situazione. E chiaramente ti puoi tirare fuori solo con le vittorie.
Scendiamo in Lega Pro, sono state rese note le designazioni arbitrali della 25esima giornata. Carrarese L'Aquila sarà diretta da Fiorini della sezione di Frosinone, Prato Teramo da Panarese di Lecce. E ieri la Corte federale d'appello ha ridefinito la penalizzazione del Teramo, cui sono stati restituiti 3 punti. I biancorossi così scavalcano il Pontedera e si portano all'ottavo con 31 punti. Ieri la ripresa degli allenamenti con il rientro nei ranghi dell'attaccante Mirko Petrella, reduce da un infortunio muscolare avuto un paio di settimane fa. Resta però ancora l'amaro in bocca per il pareggio beffardo di 2 giorni fa con la Maceratese, amarezza testimoniata dalle parole del centrocampista Amadio, autore del gol dell'1-1. Ascoltiamolo. Sì, diciamo che è una partita un po'... secondo me meritavamo ampiamente di vincere, l'abbiamo dimostrato. Però ecco, è successo un incidente a fine primo tempo che capita e abbiamo cercato in tutti i modi di riacchiappare la partita, ci siamo riusciti. E c'è grande rammarico perché sapevamo che era una partita fondamentale, volevamo a tutti i costi 3 punti, penso si è visto, e penso che ce lo meritavamo. Non ricordo un loro tiro in porta, una parata da Alessandro, non la ricordo, e c'è grande rammarico. Il mister l'ha sentita tanto sta partita, l'ha preparata nei minimi dettagli come fa sempre, e sapevamo che difendevano molto bassi nella loro 3 quarti e ci aveva detto che, essendo difficile trovare spazi lì in avanti, avremmo dovuto cercare anche di calciare in porta da lontano. Ci ho provato io, è andata bene, sono contento. Sì, qui in casa siamo, è da inizio anno che dimostriamo di essere una grande squadra. Dispiace per qualche pareggio di troppo, ma io ho sempre detto che purtroppo la differenza l'abbiamo fatta con prestazioni non all'altezza fuori casa. Se no adesso penso che saremmo, diciamo, a ridosso della zona playoff. Ma noi dobbiamo, penso, ripartire dalla prestazione che è stata importante, però è chiaro che adesso c'è bisogno di fare risultato, sarebbe stato meglio giocare male e vincere, secondo me, che fare una prestazione del genere e portare a casa un solo punto, quando appunto non ricordo di rimporta loro, e questa è una squadra che sta terza in classifica e noi ci troviamo a metà classifica, e mi fa tanta rabbia. E l'Aquila Calcio, in attesa del verdetto sulla restituzione dei punti, riconta gli infortunati, guai per Pesoli alle prese con uno stiramento. Il servizio. Potrebbe slittare al fine settimana la sentenza della Corte di Appello federale sul processo Dirty Soccer. Nella giornata di ieri sono filtrate anche alcune indiscrezioni clamorose che parlerebbero di una restituzione di punti molto più contenuta rispetto a quella che i rossoblù si attendevano. 2 punti, forse 3. Questo però sarebbe illogico dal momento che la stessa Corte, nel primo filone, ha scagionato l'Aquila Calcio, proprio perché l'ex DS di Nicola si era dimesso il 21 febbraio del 2015. La società per cui spera nella restituzione di almeno 7 punti. E accanto a questo preoccupano anche le condizioni del difensore Emanuele Pesoli. Per lui, a quanto pare, colpito da uno stiramento, i tempi di recupero non sembrano brevi. E la cosa dà più di un pensiero a tecnico e DS, che in questo giocatore avevano trovato il leader di un reparto che, guarda caso, con Pesoli e Scotti in porta, non ha più incassato gol. In infermeria anche Triarico e Perna, ma dovrebbero essere anche a disposizione per il prossimo match. Rientrato Maccarrone in difesa, apprensione anche per Bensaia, alle prese con un'infiammazione tendinea. Ancora fermo Di Mercurio. E in tutto questo sabato si va a Carrara, per fare punti a questo punto indispensabili. Ed è tutto per questa prima edizione del TG6, l'appuntamento con l'informazione torna questa sera alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.